Sera borna, ragazzi, non di questo nuovo video. Sto per finire la partita di merda! Di merda! Di merda contro lo Spartak Mosca. Questa è una partita da dimenticare! Non mi interessa proprio! Ce l'ho con tutti! Ce l'ho con tutti! A cominciare da quella merda portoghese di Mario Rui! Per colpa sua! Stiamo perdendo! Abbiamo perso! Se sei fermo! Non mi interessa! Non ce l'ho con tutti! Non ce l'ho per nessuno! Se solo vedo un commento che giustifica questa prestazione, lo banno, non mi interessa. Non ci parlerò per mesi con queste persone. Non mi interessa. Perché non voglio sentire dire, ma andiamo a concedere sul campionato. Ci sta che togliamo le energie. Ci sta che ci concedono solo sul campionato. Famoco! Le competizioni vanno onorate. È più importante questa parte del campionato. L'Europa League, lo campionato, ma concentrato. Cioè il Napoli può permettersi con la rosa che ha di fare il turnover contro il Cagliari. Perché non fai il turnover col Cagliari? Fai il turnover con lo Spartak Mosca. Questo è sotto l'avversario. Lo prendi in culo. Ok, l'esclusione non ha cambiato la partita. Ma perché non pensi al fatto che tu non metti Osimhen dal primo minuto? Non metti Anguissa? 2-3 ha segnato. Non mi interessa, ma lo andrò a rivedere. Ma comunque hanno perso. Hai fatto una figura di merda. Poi si fa tra tre lo sfogo. Dovrò rifare il video perché non sarà più sfogo. Ma sarà impossibile. Ma non mi interessa. Stai perdendo. Hai perso. È una figura di merda. In casa. Al Maradona. Mannaggia la merda portoghese. Per un po' non si ne fa più vedere. Non lo voglio più vedere. Non mi interessa giocando bene. Ma non puoi fare un fallo del genere. Tu sei un coglione. Tu non sei scarso con quel fallo. Sei un coglione. Io non farei un fallo del genere, che non sono così ruento, io sono calmo. Se tu sai di non riuscire a prendere il pallone, essere in svantaggio, da sta fermo, da focessa. E vero, da una focessa e una sta fermo, non la fa niente. Non mi interessa. L'ha dimostrato pure il Milan contro l'Atletico Madrid. Che un'espulsione ti cambia la partita. Ma non capisco perché ci deve essere questa differenza di gioco, di prestazione, di approccio alla partita, tra una squadra che sta in 11 e una squadra che sta in 10. C'è una differenza troppo abissale. Non è una cosa buona. Cioè, ho visto il Napoli negli ultimi 70 minuti completamente spento. Non ha fatto più un cazzo. Cioè, ci hanno fatto girare a capo questi qua dello Spartak. Cioè, io non volevo incazzarmi, perché io ormai mi sono fatto una promessa. Quando il Napoli perde non mi incazzo più, perché conoscendo la società, più di questo un minimo fa, cioè questa è la massima ambizione che ho aspirato del Napoli, il piazzamento in Champions. Ma se io in Europa League ci vedo, voglio che l'Italia hanno quella rivalsa in Europa dopo anni e anni di fallimenti, e non voglio vedere questo scempio. Per questo mi fa incazzare, perché il Napoli, 20 minuti, sta pure giocando bene come il suo solito, ma tu non ti puoi aspettare il Napoli. Non so se dove sto vedendo io sono già arrivato al gol, perché sono 2 minuti indietro. Comunque, Mario Rui, tu non devi fare un'espulsione del genere. Dopo che Mario sono espulsi, no, non ha fatto più niente. Ha sofferto lo Spartak Mosca. Tutti chiusi in difesa. Difesa allo sbando. In un attacco non mi ha fatto niente. Io una scelta di Spalletti non l'ho compresa. Ma perché cazzo togli Insigne? Ma perché? Sta cosa di togliere il giocatore offensivo mentre stai in svantaggio è una grande stronzata. Spalletti non mi interessa per la segnata Osimhen. Spalletti una grande stronzata hai fatto. Non mi interessa. Ma alcuni hanno detto Insigne è stato tolto per presa la regina Valentina. Ma tu sei scemo. Ma non è stato buono cacapo. Togliete Insigne contro la Fiorentina. Questa partita per preservarlo contro la Fiorentina. Cioè, ma siete seri? Tu Insigne lo devi togliere contro il Cagliari. Lo devi togliere subito. Che dato stai vincendo. E devi mettere in questa partita, devi sfruttare le sue doti. Cioè, perché togli Insigne? Togli Elmas, togli Politano. Che Politano ha giocato una merda di partita. Ma non puoi togliere Insigne. Perché? Ma poi non capisco la formazione titolare. Tu vuoi fare turnover? Ma il turnover non si fa così, non si mette pedagna. Io non sono dell'idea che il turnover si fa togliendo i titolari per mettendo l'esame e preservare le partite successive. Ma tu non puoi stravolgere una formazione titolare mettendo Elmas, Petagna, Manolas. Cioè, non si fa così una formazione, almeno secondo me. Cioè, Petagna veramente ha fatto schifo. Quando doveva segnare, quando doveva tirare, non tirava.
controlli di palla, cioè che duravano quanto una pace di Westfalia. Per non parlare poi di Fabian Ruiz completamente assente, ma non lascia allo sbando, cioè il terzo gol e il secondo sono soprattutto per colpa sua. Poi Malquit sul secondo gol, Brendan, cioè era così confuso da colpirsi da solo. Ma poi Politano ha giocato malissimo. De Laurentiis ha fatto bene nel primo, ma anche lui è molto calato nel secondo. Cioè io ho visto Napoli troppo nervoso, ma troppo nervoso. Cioè tu non puoi, sottolineo, tu non puoi calare così l'atteggiamento. Ma è una situazione critica, siamo a un punto. Ok, lei sarà perso, ma lei ha fatto 6 punti ed è grave. Perché mo lei sa già tanti punti. Quindi se tu vinci con lei a 2 partite è impossibile, per come sta andando è impossibile. Non ci posso mai credere che... Aspetta, metto così per vedere anche la partita. Cioè, e non credo che riusciamo a vincere entrambe le partite con lei a Varsavia. Perché poi sì, faremo 7 punti nell'eventualità. Però il Lega comunque sta vicino. Non è, cioè, potrebbe cambiare poco. Quindi questa sconfitta pesa tantissimo. Il pareggio con il Leicester era d'oro, assolutamente. Ma la sconfitta con lo Spartak Mosca è molto grave. È gravissima, non è per niente giustificata. Per me Maro lui l'ha fatta strunzata. Lui l'ha fatta, lui ha cambiato la partita in negativo. Ma anche Spalletti le sue colpe. Non solo la formazione iniziale, ma anche in alcune scelte tattiche. Ma perché togli Insigne? Ho visto le gol di Osimhen. Ma perché togli Insigne? Ma perché? Boh. Cioè, una squadra che sta vincendo deve tenere i giocatori offensivi. Semmai deve sostituire con altrettanti giocatori di quel ruolo. Ma non puoi togliere un giocatore che per di più il più forte tecnicamente della squadra e metti un giocatore per difendere. Ma perché? A sto punto toglievi, che ne so, Fabian Ruiz o Elmas e mettevi un terzino e giocavi con la difesa a 4 e giocavi col centrocampo a 2. Facevi almeno così. Ma non puoi togliere Insigne. Ma cioè io Spalletti non me la prenderei, perché un coronatore è bravo, ma in questo caso è dimostrato stupido. Presenta con la Frentino. Togli Insigne, ma leva almeno Politano. Anzi no, leva Elmas, leva Fabian Ruiz. Non hanno fatto niente, ha fatto soprattutto Fabian. Elmas, a parte gol, che ha fatto tantissimo. Perché leva Insigne? Non la capisco sta cosa. Ci sta a far entrare Osimhen e Anguissa subito, che Osimhen ha giocato bene, Anguissa pure ha fatto il suo, ma il resto è stato da dimenticare. Mo' abbiamo perso, ufficiale. No, sinceramente sono arrabbiatissimo. Molto, molto arrabbiato. Se il video finirà così, cioè se riuscirò a fare la registrazione completamente, lo vedrete soprattutto all'inizio, che sono molto incazzato. No, ma proprio la partita da dimenticare, partita da dimenticare. E niente, finisce qua. Non faccio neanche il saluto, non lo fotto proprio.